Buonasera a tutti gli aretini che sono connessi con noi in questa 96esima diretta dedicata al commento e alla illustrazione dei dati relativi alla diffusione del virus coronavirus nella nostra città, nella nostra provincia. Da questa sera, vista l'importanza che questa trasmissione sta rivestendo, questa era una diretta Facebook sul profilo del Comune di Arezzo, Teletruria ci rimanda in onda e quindi siamo in onda in diretta su Teletruria, per cui ci potranno vedere anche molti cittadini. Dunque, le notizie che vi devo portare purtroppo sono negative in senso stretto. Vediamo subito i numeri cittadini e vi dico che oggi abbiamo superato quello che era stato un massimo fino a poco tempo fa, che era di 72 contagi che si era verificato il giorno di giovedì, e oggi purtroppo siamo a 83, quindi un numero elevatissimo. 83 oggi, 48 ieri, se vado all'indietro 50, 37, 72 appunto, 47, 32. Il totale di persone quindi che hanno contratto il virus da inizio pandemia nella città di Arezzo, nel comune di Arezzo, sono 981. Gli stessi numeri riferiti alla provincia portano a un totale giornaliero di contagiati di ben 148. Andando indietro nei giorni abbiamo avuto 92, 114, 125, 109, 103, 77 martedì scorso. Questo porta il totale provinciale da inizio pandemia a ben 2.881 contagiati. I soggetti in quarantena a oggi sono complessivamente 1.528, questo per darvi un po' anche la misura della gravità di questo fenomeno: 1.528 persone tra contagiati e sospetti contagiati o comunque contatti di caso che devono rimanere in quarantena e che dall'amministrazione comunale e dall'azienda devono essere trattati opportunamente. Quindi siamo tornati a una diffusione del virus molto molto elevata. Se guardiamo il livello regionale, purtroppo le cose non vanno meglio. Vi dico che la differenza quotidiana oggi rispetto a ieri porta un differenziale di 2.171 contagi in regione Toscana, che portano il totale dei contagiati da inizio pandemia a 33.461. Il differenziale settimanale è di 9.673, quindi la Toscana sta partendo per la tangente per quello che riguarda la diffusione del virus sul territorio regionale. Se passiamo al dato nazionale, gli attualmente positivi oggi sono, e vediamo il dato che il regista Giovanni Bonacci, che ringrazio come sempre, ci presenta. L'incremento giornaliero è di 14.443, più 6,50 rispetto al giorno precedente. I positivi attuali sono 236.684, l'ultimo numero a destra nella fila più alta. I deceduti sono 141 in più, purtroppo si ricomincia a morire in quantità significative, sono più 0,38% rispetto al giorno precedente. Il numero dei decessi totali dall'inizio pandemia è di ben 37.479, dati tristissimi questi che ci riportano purtroppo molto indietro nel tempo. I guariti sono 2.423 in più in un giorno, che porta il totale guariti a 268.626, ma il dato assolutamente allarmante per il valore assoluto che raggiunge è quello dei casi totali da inizio pandemia, che oggi crescono di ben 17.012 unità, con un aumento del 3,24%, che porta il totale dei contagiati a ben più di mezzo milione, 542.789. Numeri che devono far riflettere per quello che significa la diffusione della pandemia in una città come la nostra, che era riuscita nel tempo e nel passato a mantenere bene un livello di sicurezza e che oggi si vede devastata da questi numeri importanti. C'è da dire che in questi giorni, o meglio ieri, è uscita ieri sera il decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che detta le regole perlomeno per un mese. Quindi facciamo un brevissimo commento e riassunto di quello che ci aspetta nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
Evidentemente il contagio è talmente diffuso un po' su tutto il territorio nazionale che il presidente Conte, e su questo io non sono completamente d'accordo, ha un po' usato non un bisturi, ma un'accetta. Tutto il territorio nazionale è trattato nello stesso modo. Non ci sono regioni virtuose, regioni non virtuose. Sappiamo che ci sono delle regioni, come ad esempio la Campania, che ha un aumento parossistico dei casi e che però viene trattata come altre regioni che stanno meglio e che avrebbero potuto tranquillamente forse vivere una vita diversa rispetto a quella che la Campania in questi ultimi tempi perlomeno ha garantito ai suoi amministrati. E quindi si è fatto di ogni erba un fascio e siamo tutti nello stesso concone. Ora non è che la Toscana stia particolarmente bene, però insomma poteva essere interessante valutare diciamo in maniera differenziata le conseguenze di questa nostra di questa pandemia. Dunque il decreto ministeriale sostanzialmente ci dice che sono chiuse molte attività, le attività teatrali, lo spettacolo, non sono più possibili spettacoli né al chiuso né all'aperto, le manifestazioni pubbliche sono soppresse. Il tema più rilevante da un punto di vista delle chiusure è quello legato ai pubblici esercizi, che possono esercitare fino alle 18, dopodiché alle 18 qualsiasi tipo di attività di sporzionamento di bevande o pietanze è sospeso, è chiuso. I locali possono rimanere aperti esclusivamente per la pratica dell'asporto, quindi il take away o il delivery, quindi portare a casa ciò che viene ordinato telefonicamente. Questo dà un ridimensionamento complessivo e totale di tutto quello che è stato uno dei temi forse più dibattuti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, legato a questa vita sociale che perlomeno nel periodo estivo ci ha visto molto spesso un po' troppo tutti insieme, un po' troppo tutti senza mascherina, un po' troppo tutti uno vicino all'altro. Io mi sono battuto, ho fatto in più di un'occasione delle raccomandazioni che in certi casi sono state anche correttamente seguite, ma evidentemente non è bastato perché i nostri contagi, come vedete, crescono a decine ogni giorno. Quindi noi dentro questo sistema di riduzione delle libertà individuali e del sistema di relazioni sociali, purtroppo, lo devo dire, ci stiamo bene, nel senso che ne dovremmo trarre vantaggio, perché siamo quelli che ne hanno tratto il peggio. Noi venivamo da situazioni di assenza di contagi e siamo a 70 contagi al giorno, quindi qualcosa che non funziona c'è. Bene, altro punto fondamentale del decreto Conte è quello relativo al fatto che tutte le attività di diciamo assembleari si devono svolgere attraverso la connessione a distanza, cioè non sono più possibili le riunioni in persona o di presenza. Ai ristoranti si può andare durante il periodo diurno fino alle 18, ma i tavoli non possono contenere più di 4 persone e quelle 4 persone devono essere distanziate. È un restringimento forte. Rimangono per fortuna ancora attive, quindi funzionanti, le attività produttive, che devono però stare dentro i protocolli per poter far sì che i lavoratori possano lavorare in sicurezza. Le scuole rimangono aperte, ma alla didattica viene dedicato, specialmente per le superiori, il 75% per la didattica a distanza, quindi soltanto il 25% in presenza e organizzato in maniera opportuna. Questo nonostante che la scuola si fosse ben organizzata, devo dire, perlomeno dalle nostre parti, le scuole hanno avuto una vita negli ultimi giorni, negli ultimi periodi, tranquilla. Il dato allarmante delle scuole, e l'ho detto in più di un'occasione, non è mai stato dentro le scuole, ma è stato al di fuori di esse, laddove i ragazzi si ritrovano dopo scuola, molti si calano la mascherina perché sembra quasi una mancanza d'onore avere la mascherina in faccia, non si capisce perché, ma io li vedo, molti di loro viaggiano senza mascherina bellamente e addirittura prendono in giro i loro coetanei che se la portano addosso. E questo è un atteggiamento veramente immaturo. D'altra parte, ragazzi, dobbiamo guardare attentamente a quello che è la nostra possibilità di reagire. Noi dobbiamo reagire, cioè questa città non si può far azzerare perché ci sono delle persone che intendono non portare la mascherina. Eccola qua,
perché è motivo di vergogna. Non ci si deve vergognare, è uno strumento che, ne parlavo stamani con il vicario del questore, l'utilizzo contemporaneo della mascherina, che mi metto anche io in questo momento, giusto per non rimanere indietro, il lavarsi spesso le mani o il sanificarle e il rimanere distanti più di un metro l'uno dall'altro indossando la mascherina ha un effetto di riduzione del contagio di più del 95%. Quindi è il sistema attraverso il quale il contagio non passa. Non c'è motivo per evitare di portare questi elementi che ci riducono la possibilità di essere contagiati. Quindi lo dobbiamo fare con tranquillità. Io ripeto, in questa stanza sono solo, me la tolgo, ma solo per capirci meglio. Dobbiamo fare una seria riflessione. Diciamo che le conseguenze sulla nostra città di questa stretta che il governo ha dato e che ripeto, per molti aspetti non mi trovo d'accordo, su altri sì, non mi trovo d'accordo ad esempio il fatto che si tengano aperti i musei e si chiudano i teatri. Voglio dire, i teatri l'abbiamo visto ieri l'altro sera al Petrarca. Tra l'altro devo ringraziare il maestro Zanon e il maestro Colli che sono venuti a fare un bellissimo concerto, prima del quale avevamo parlato con le classiche dei nostri ragazzi. Avevamo il teatro in platea che per più dell'80% era pieno di giovani, cosa bellissima, cosa che non potremo ripetere. L'Arezzo Youth Festival, che era partito con il piede giusto, in un teatro che non ha consentito l'accesso a più di 200 persone, così come la legge ci impone di fare, e tutti opportunamente distanziati e tutti in platea nei palchi con la mascherina indossata. Questo deve essere il primo di 4 concerti dedicati ai ragazzi, fatti per loro, organizzati per loro, e l'abbiamo dovuto sospendere perché in questo momento non è possibile, con queste regole, proporre uno spettacolo dal vivo di quel tipo, come non potremo proporre la stagione di prosa, come non potremo proporre tante cose. Quindi è una rinuncia forte che dobbiamo fare, ma per noi aretini c'è una rinuncia in più che dobbiamo fare, ed è pesante. È la rinuncia che dovremo fare all'edizione di novembre della Fiera Antiquaria. L'edizione di novembre, che sarebbe dovuta tenere prossimo fine settimana, non si terrà perché il decreto, senza possibilità di deroga, ci dice che le fiere sono soppresse, quindi non si possono tenere, e quindi necessariamente la Fiera dell'Antiquariato tale è, anche se avessimo portato la metà dei banchi, li avessimo distanziati, avessimo messo i carabinieri a ogni angolo di strada, comunque in base al decreto ministeriale uscito ieri non può essere effettuata. Quindi per noi è una rinuncia che io spero si possa limitare e contenere soltanto al mese di novembre. Conte ha dato validità a questo decreto da stanotte a mezzanotte, dalla mezzanotte passata fino al 24 di novembre. Dopodiché, in funzione di quello che avviene in questo periodo, ci dirà, vedremo se potrà essere riaperto qualcosa o se, come molti commentatori sostengono e come io stesso temo, si raddoppierà per un altro mese fino ad arrivare a Natale. Me lo aspetto, me lo sento scendere giù per il collo, e dico che un'altra fiera annullata sarebbe per la nostra città veramente un peccato. Queste le notizie che vi dovevo dare. Vi do l'ultima cosa al volo per quello che riguarda l'azione della Polizia Municipale, poi ve la corredo con un commento su quello che l'amministrazione comunale sta facendo per supportare l'azienda, la ASL, questo è importantissimo, per fare un tracciamento più efficace possibile sui contagi che comunque sono in città e cominciano a essere tantissimi e che l'azienda comincia a avere difficoltà a gestire da sola, e soprattutto ha accettato l'aiuto dell'amministrazione comunale, che sapete bene, potete immaginare, è il soggetto istituzionale che ha miglior conoscenza dei cittadini, delle loro abitudini e del loro stile di vita. Quindi entriamo in questa settimana insieme ai dipendenti dell'azienda destinati al lavoro del tracciamento dei contagi, entra anche l'amministrazione comunale in supporto, con una divisione di compiti che vi dirò più avanti come sarà strutturata. Ma diciamo che a questo punto mi piglio anch'io la responsabilità di fare il tracciamento, che è uno dei punti, che è un po' il collo di bottiglia di questo sistema di attività di controllo. Veniamo velocemente a quello che ha fatto la Polizia Municipale, al di là delle ordinarie azioni sul divieto di sosta per 382
violazioni elevate, denunce inoltrate all'autorità giudiziaria, denunciati 5 soggetti, di cui uno per l'articolo addirittura 590 del codice penale, quindi per lesioni penali personali colpose, uno per violazione dell'articolo 260 del regio decreto del testo unico delle leggi sanitarie, immagino che sia mancato rispetto della quarantena in stato di positività Covid-19, cioè c'è ancora qualche buon tempone che, pur essendo contagiato e sapendo di esserlo e dovendo stare in quarantena, decide di uscire di casa per andare a comprare sigarette, cioè roba da pazzi. È stato trovato, è stato bloccato, è stato denunciato, cioè ragazzi, c'è il penale perché è procurata infezione, questo, cioè un reato gravissimo. Quindi chi deve stare in casa è bene che ci stia in casa. Poi abbiamo altri vari tipi di reati, ma non sto a entrare molto nei dettagli. Mi interessa ricordare che sono state elevate multe, purtroppo diciamo non ho qui ora davanti, non trovo il numero in questo grande papier che mi è stato predisposto, 10 complessivamente sono le persone che sono state multate per mancanza di mascherina. Io per molto tempo avevo pregato la polizia locale, quando vedeva persone senza la mascherina, di affrontarli, diciamo, per il verso del pelo, cioè la mascherina se non ce l'hai mettitela. E devo dire, chi veniva fermato con questa diciamo per questa omissione, di buon grado si metteva la mascherina. Non basta più visto quello che sta succedendo oggi. Ripeto, siamo a 83 casi, dobbiamo averla sempre, e quindi la polizia, su mia indicazione, mi dispiace, me la piglio io la responsabilità, ha fatto quello che purtroppo non possiamo non fare, e cioè si multa chi è senza mascherina. Anche se è disposto a mettersela, vuol dire che in quel momento non ce l'aveva e è fatto obbligo di doverla portare. C'è un'ordinanza apposita che io ho firmato una settimana fa, per cui l'obbligo della mascherina senza deroghe è tutte le volte, è necessario tutte le volte che si esce da casa. Ricordo anche che nel decreto ultimo, che commenteremo meglio alla prossima occasione, dà anche la possibilità di mantenere la distanza tra le persone, ma dà delle regole che io ho tolto con la mia ordinanza. Mi sono un po' perso nel discorso, abbiate pazienza, ma mi ricorda la regia che ci sono i grafici. Vorrei vedere i grafici insieme a Giovanni Bonacci e insieme a voi per capire la gravità del momento. Allora, questa è la nostra provincia di Arezzo, al solito il grafico che fa vedere come cresce il sistema dei contagi, e abbiamo un sistema che ha superato i 3.000 casi giornalieri, 3.000 casi totali, e vedete come è impennata la curva. Passiamo al prossimo. Vediamo la regione Toscana con il totale casi ancora una volta in rosso, e in verde abbiamo i guariti, in nero i deceduti. Quello che fa impressione effettivamente è il numero dei casi totali. Devo anche dire che in questi giorni, questa è l'Italia, anche qui l'andamento delle curve è praticamente lo stesso, quindi una fortissima impennata, e per fortuna ancora la curva non mostra una crescita eccessiva, anche se la mostra comunque, per quello che riguarda i decessi. Volevo fare un commento sul fatto che il nostro sistema ospedaliero in questo momento è sotto stress. Io pochi giorni fa ho fatto una visita insieme al presidente della regione Giani, al quale peraltro ho chiesto un supporto per stendere un protocollo d'intesa che consenta al sistema delle farmacie locali di poter fare i test sierologici a coloro che vanno a chiederlo, e ho anche dato disponibilità come amministrazione comunale di mettere risorse per acquistare test sierologici, per poter fare uno screening di massa sul numero maggiore di cittadini possibili. Siamo in un momento di eccezionale gravità e quindi dobbiamo rispondere con eccezionale efficacia. Quindi l'amministrazione sta facendo e farà sempre di più la sua parte. Vediamo questo rapporto. Rapporto percentuale di contagi su tamponi, la riga nera è il rapporto, vedete che questa cresce, quindi i contagi per tampone crescono, cioè non è che noi oggi abbiamo 83 contagi perché abbiamo fatto tantissimi tamponi, sì, anche quello, ma in realtà, nonostante che i tamponi crescano, i contagi crescono più di quanto non siano cresciuti i tamponi, non so se mi sono spiegato, quel rapporto cresce. Bene, rapporto percentuale contagi persone
che è un rapporto nuovo, è il numero di persone testate giornaliero, dei casi positivi rilevati e il loro rapporto percentuale. Anche qui siamo in una fase di fortissima crescita. Credo che abbia, esatto, sono 22 al giorno. Vediamo anche i casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, questo è un grafico che riguarda l'Europa e che abbiamo già commentato altre volte. Cosa notiamo? Che i paesi che si tingono di quel color marrone sempre più scuro che porta i contagi da minore di 20, il giallino tra 20 e 60, quello appena più scuro e via via crescendo fino al marrone più scuro che è più di 240 contagi per 100.000 abitanti al giorno, vedete come l'Europa si sta lentamente tingendo di marrone scuro. L'Italia è al gradino immediatamente dietro e quindi ha una media che va dai 60 ai 120 casi per 100.000 abitanti in 14 giorni, l'unica eccezione, se non la leggo male, è l'Umbria che ne ha più di 240, quindi è un piccolo enclave che in questo momento sta dando i peggiori risultati di tutti. Dunque, la faccio breve perché abbiamo sforato di qualche minuto il quarto d'ora che ci eravamo dati con Teletruria, e quindi mi scuso se sono stato un po' prolisso, ma era il momento per farlo. Commentare il decreto di Conte era necessario, dare ai nostri cittadini la necessaria e opportuna attenzione rispetto ai loro comportamenti, perché non ci possiamo permettere di peggiorare ulteriormente la situazione. Quindi mi affido a tutti gli aretini, al loro senso di responsabilità. Ricordate sempre quello che vi dice il vostro sindaco: state lontani fisicamente, ma state vicini col cuore e state tranquilli, state sicuri che ce la faremo.